Tito Masi, 59 anni, segretario di Stato Industria, Alleanza Popolare, Patto per San Marino. Buongiorno Tito. Buongiorno a lei. Bene. È vero che lei è responsabile del buco della Banca del Titano? Qui per Marino Moroni dice che il suo governo, ma lei proprio, la sua persona, è il responsabile di questa cosa. Lei che cosa ci dice? Senta, mi viene da sorridere. Giusto o sbagliato che sia, la delibera con la quale lo Stato ha garantito il finanziamento concesso da Banca Centrale alla Banca del Titano del 27 marzo 2006. Io non facevo assolutamente parte del governo. Con quella delibera sono stati versati 22 milioni di euro a Banca del Titano. Il governo successivo, con la vendita della banca, ha recuperato 10 milioni e mezzo. Questa è la realtà, questi sono i dati, questi sono i fatti. Quindi ritornano al mittente le accuse? Assolutamente sì. Bene. Alleanza Popolare, forza di governo, ma di tutti i governi? Assolutamente no, nel senso che non siamo un partito per tutte le stagioni. Ci siamo impegnati con forte determinazione nel progetto del centro-sinistra, abbiamo cercato di sostenere il governo fino alla fine, siamo stati disponibili anche ai necessari compromessi, ma alla fine abbiamo dovuto constatare che non c'era niente da fare e per senso di responsabilità e chiarezza abbiamo deciso di staccare la spina. E creare un altro governo, o comunque no, vedranno gli elettori. No, non abbiamo deciso di creare un altro governo, nel senso che abbiamo rimesso la parola agli elettori. Quindi saranno i cittadini a scegliere il futuro governo. Io lo ringrazio di essere venuto qui, ma sa che benissimo che quando viene qui deve pagare pegno. Il pegno è la domanda, è questa domanda. Rapporti con suo cognato. Tutti parlano di tutto e di più. Gli dicono del gas libico, di tante cose. Lei pensa che il rapporto con suo cognato abbia influito nella sua azione politica? Assolutamente no, i rapporti sono buoni, sono corretti, spero che rimangano tali. Fino a poco fa era considerato un grande imprenditore, io credo che sia un valido imprenditore, non ha assolutamente influenzato la mia azione politica. Il problema è che la politica spesso si riduce a falsità, menzogne e bugie. Basta citare ad esempio, non so, un episodio che mi è capitato recentemente, il collega segretario di Stato Baciocchi mi ha accusato di essere il responsabile della chiusura della Briglia. Vi rendete conto? La Briglia ha chiuso 4-5 anni fa, quando io assolutamente non ero al governo. Mio cognato, parliamo di mio cognato, il gas libico. Non c'è nessun rapporto fra l'iniziativa adottata dalla Segreteria dell'Industria insieme alla Segreteria degli Esteri per stipulare un accordo con la Libia per la fornitura del gas. Il gas non va a Enzo Mularoni, il gas va all'azienda di Stato dei Servizi che lo distribuisce ai sanmarinesi. Abbiamo poi raggiunto un accordo con altre società, l'Era di Rimini, una società tedesca, per fare trading e quindi portare ancora una volta del valore aggiunto del denaro nelle casse dello Stato. Enzo Mularoni non ha assolutamente a che fare con il gas libico. Quindi gas libico, gas della Libia, direttamente all'azienda? Il gas libico andrà direttamente a una società di diritto sanmarinese partecipata dallo Stato e partecipata dalla stessa azienda che poi metterà a disposizione dei cittadini un gas, noi ci auguriamo, a prezzi più vantaggiosi rispetto agli attuali. Quindi nessun privato come intermediario? Assolutamente nessun privato. Poi a proposito del mio cognato ne ho sentito un altro, che è stato enormemente favorito nella vicenda dei giochi. È vero che Alleanza Popolare ha chiesto di far partecipare alla Giochi del Titano la Camera di Commercio, perché Camera di Commercio rappresenta gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, le principali banche sanmarinesi, ci sembrava una buona scelta coinvolgerlo. Mio cognato era il presidente pro tempore di Camera di Commercio, attualmente non è più, è stato sostituito da un altro. Che cosa c'entra mio cognato con questa vicenda? Solo speculazioni, basse speculazioni politiche, strumentalizzazioni, falsità e menzogne. Sono pronto a rispondere di fronte a tutti, in qualsiasi modo, in qualsiasi momento. Azienda, LAS, come risolvere il debito? È vero poi che lei è il responsabile dell'aumento delle tariffe? Senta, lei mi fa delle domande molto puntuali, però mi viene da sorridere perché sono accuse assolutamente destituite. È quello che la gente dice, per questo io di fondamento. Purtroppo molti, torno a dire, diffondono falsità. Allora, io sono responsabile di due cose, mi si dice.
da un lato del buco di bilancio, dall'altra di aver aumentato le tariffe. Allora, una delle due, una delle due. Allora, dopo 9 anni che le tariffe non venivano aggiornate, il governo, anche su, con la mia piena condivisione, su mia proposta, ha deciso di aumentare le tariffe, anche se sono rimaste estremamente vantaggiose e competitive rispetto alle zone vicine, in quanto i sammarinesi pagano il gas la metà di quello che lo pagano i riminesi. E allora abbiamo aumentato dopo 9 anni, proprio per salvaguardare il bilancio dell'azienda. Stolfi e comunque il Riforma e Libertà dicono più che altro che voi siete fuoriusciti dal governo perché non vi si è dato quello che voi volevate. Cosa dice a tal proposito? Beh, allora, che sia più preciso, faccia delle accuse puntuali. Cosa vuol dire che non ci è stato dato quello che volevamo? Noi, quindi, circostanziale, assolutamente chiesto nulla per noi, né per noi come persone, né per noi come partito. Anche ieri l'Antonello l'ha detto, infatti. No, è una cosa assolutamente. Stolfi, io credo che dovrebbe pensare ai suoi problemi e alla politica estera per le grandi responsabilità che si è assunto nei confronti del Paese. Io non voglio dare un giudizio completamente negativo sulla politica estera di Stolfi, abbiamo anche collaborato, cercato di dare un contributo, però dobbiamo considerare che non siamo riusciti a recuperare quella autorevolezza, quel prestigio, quella credibilità che è necessaria per affrontare positivamente i rapporti con l'Italia. E i problemi veri di questo Paese sono i rapporti con l'Italia, non quelli con le Nazioni Unite o con il Consiglio d'Europa. Stolfi purtroppo ha perso qualsiasi credibilità, soprattutto da quando si è messo a fare pressioni sui giudici per sostenere a spada tratta la posizione di Asset Banca. Molto chiaro. Gatti una volta era il vostro nemico, adesso non lo è più, come mai? Io non ho nulla da rimproverarmi, non rinnego nulla delle posizioni che ho assunto e anche delle contestazioni che ho fatto rispetto alla politica estera realizzata da Gabriele Gatti. Questo fa parte del passato, questo fa parte della storia. Mi auguro che la Democrazia Cristiana sia presente al prossimo governo con una squadra assolutamente rinnovata. Penso che il cambiamento sia importante per tutti, abbiamo bisogno di uomini nuovi, di alto spessore morale, credibili. E dopo tanti anni al governo credo che sia bene realizzare un cambiamento. 3 cose da far subito, quali? Beh, prima di tutto normalizzare i rapporti con la Repubblica Italiana, questo è fondamentale per la nostra economia, è fondamentale per la nostra finanza e per gli stessi cittadini. Io credo molto anche nella realizzazione del parco scientifico tecnologico, credo che il futuro stia in scelte come queste e non certo nell'installazione di casinò, case da gioco, sale giochi, eccetera. Quindi questo è un progetto per il quale vale la pena di impegnarsi. Credo che occorra tornare ad investire in opere pubbliche, strade, parcheggi, viabilità, ci sono le risorse, se non ci fossero bisogna trovarle. O ci si può anche indebitare quando i soldi vengono utilizzati per la comunità a favore dei cittadini. Quindi torniamo ad investire e da subito. Benissimo. Parco tecnologico noi ne abbiamo dato ampio risalto perché crediamo molto nella tecnologia. La nostra campagna è anche internet per tutti e gratis. Lei cosa ne pensa? È una proposta senz'altro interessante, valida. Penso che possa trovare pratica attuazione. Bene, che cosa ci dice in 2 parole del suo programma? Anche se 2 parole facciamo fatica. Senta, il programma è un programma realistico, aderente alla realtà, che parte dalle esigenze dei sanmarinesi. Le proposte sono chiare, nette, precise, ma soprattutto c'è un forte impegno per realizzarlo. E al di là delle differenze di programma, la differenza vera è data dal crederci o meno. Noi nella precedente esperienza purtroppo abbiamo dovuto constatare come il Partito dei Socialisti e dei Democratici considerava il programma carta straccia. E AP e Tito Masi, perché votarli? Alleanza Popolare certamente perché è un partito serio, fatto da persone serie, preparate, competenti ed è un partito che pone in primo piano l'interesse del Paese e non quello di singoli gruppi, di singole persone. Tito Masi giudicheranno gli elettori. Un grandissimo in bocca al lupo da parte del giornale.ms a Tito Masi e Alleanza Popolare. Grazie e crepi il lupo.